attimo. Immaginatevi il cielo suddiviso come fosse un reticolato, suddiviso come una rete, d'accordo? Quando io faccio una telefonata, il mio telefono, la mia utenza, occupa un punto all'interno di questo reticolato nel quale il cielo è suddiviso. Quel punto indica esattamente il luogo dove io mi trovo, in cui io mi trovo in quel momento, nel momento stesso in cui io faccio una telefonata. Questo capite che è fondamentale nel caso, per esempio, di un omicidio, perché se è stato commesso un omicidio, io sono un indiziato, il fatto che magari abbia chiamato con il mio cellulare proprio a 2 metri da dove è stato commesso l'omicidio può essere un indizio, può essere una prova. Quindi Genchi fa questo lavoro. Cosa succede? Nel momento stesso in cui lui deve acquisire un numero di telefono, controlla questa cella. All'interno di questa cella sono registrati i numeri di tutte le persone che in quel momento stanno chiamando in quella determinata zona corrispondente alla cella, che è questo reticolato che si trova, diciamo, nel cielo, va bene. Quando vengono scaricati tutti questi dati, ne viene preso in considerazione soltanto uno, che è di fatto un numero che interessa a me a fini investigativi. Tutti gli altri vengono messi da parte, non vengono controllati. Però se io nel momento stesso in cui dico Genchi ha intercettato 100 persone, lo dico perché? Perché per identificare quel numero ho dovuto controllare una cella all'interno della quale erano state registrate 100 utenze. Però lui quelle 99 utenze che non erano di interesse investigativo le ha messe da parte. Non le ha controllate, ha tenuto solo un'utenza, che è quella di interesse investigativo. Allora si è cominciato a dire non una, ovviamente per gonfiare il numero, ma 100. Quindi Genchi ha intercettato richieste, tabulati di 100 persone, quando in realtà non era così. Un altro modo per gonfiare i numeri è questo. Io quando faccio un'indagine ovviamente seguo un soggetto e quindi di quel soggetto devo registrare diverse telefonate che fa nel corso del periodo in cui sto investigando. È ovvio che io non farò una telefonata sola, ne farò diverse nel corso della giornata con diversi numeri di telefono che sono mai intestati, i miei cellulari, il numero di casa e il numero dell'ufficio. Quindi, se io richiedo 20 tabulati che fanno riferimento a 20 mie telefonate, richiedo 20 tabulati di una stessa persona, non richiedo 20 tabulati di 20 persone diverse. Ora, quando sono stati dati i numeri? Sono stati dati in questo modo, sono stati presi i tabulati, sono stati contati, ma diciamo che sono stati contati questi tabulati, e si è detto che arrivavano fino a 7 milioni, quando in realtà non è così. Cioè, lui ha richiesto i tabulati di poco più di 700 persone. Non oltre questo dato. Quindi il dato dei 7 milioni era un dato assolutamente fittizio. Secondo dato, io leggo gli appunti che mi sono presa. Secondo dato. In effetti sono venuto tranquillissimo, sicuro che la parte storica. Sì, sì. Questa qui, dovevo fare io. Secondo dato, questa procedura di lavoro, Genchi la mette in atto da quasi 20 anni. Cioè di fatto lui lavora così da quasi 20 anni, da quando ha collaborato con Falcone Borsellino per le indagini sul fallito attentato alla Daura, ha lavorato in seguito alle stragi del 92-93 con diverse procure, ma è da 20 anni che lui mette in pratica questo metodo, e questo metodo si è sempre rivelato vincente perché comunque lui è riuscito a far risolvere diversi casi giudiziari, anche molto importanti come quelli appunto delle stragi del 92 e del 93. A un certo punto il metodo Genchi non va più bene. Che cosa è cambiato da ieri a oggi? Sono cambiati i nomi. I nomi, perché finché si parla di criminali, finché si parla di stupratori, finché si parla insomma di mafiosi, di stragisti, va bene. Quando si parla di altre persone, quando si parla di altro, quando si alza il livello, a un certo punto non va più bene. Quello che è successo. La stessa cosa, tra l'altro, è avvenuta anche dopo le stragi del 92-93, perché finché Gioacchino Genchi ha individuato quelli che erano gli esecutori delle stragi, voglio dire, ha potuto fare tranquillamente il suo lavoro. Quando insieme ad altri stava andando oltre, cioè stava arrivando quelli che potevano essere i mandanti esterni, i mandanti occulti delle stragi che si nascondono in ambienti istituzionali, come diceva anche l'ultima volta che è venuto qui Salvatore Borsellino, e come comunque noi col giornale abbiamo spesso spiegato, ecco, arrivati a quel punto, le indagini si devono necessariamente fermare, quindi è stato tolto il lavoro Genchi, è stato tolto il lavoro anche tanti altri.
procuratori. Terzo dato, qualche giorno fa ho intervistato il dottor Luigi De Magistris e lui mi ha detto che quello che volevano fermare sostanzialmente era il metodo di lavoro. Allora, innanzitutto va specificato che il dominus di un'indagine è solo e solamente un magistrato. Agenti a volte sono state date delle responsabilità che lui non ha, perché di fatto non è lui a condurre l'indagine. Di fatto è il magistrato che conduce l'indagine e si avvale di collaboratori esterni. Quindi non ha, lui non ha la responsabilità dell'indagine. La responsabilità dell'indagine, il dominus dell'indagine, è sempre un pubblico ministero. Quindi lui ha detto, quello che Luigi De Magistris ha spiegato, quello che volevano fermare esattamente era il mio metodo di lavoro che portavo avanti insieme a questi altri consulenti, insieme a Genchi, insieme ad un altro consulente che si chiamava Savona. Siccome è un metodo molto innovativo, estremamente innovativo e tecnologico, lo dovevano fermare perché questo metodo faceva paura. Faceva paura sostanzialmente per una cosa, perché, dicevamo prima i nomi, perché Luigi De Magistris con le sue indagini era arrivato al cuore di un sistema che è fatto di nomi importanti, ha un sistema che è fatto di poteri istituzionali, ha un sistema che è fatto di poteri occulti, ha un sistema all'interno del quale esiste anche una parte di magistratura corrotta e soprattutto con le sue indagini Luigi De Magistris era arrivato ad intercettare, era arrivato a capire il sistema con cui venivano intercettati fondi provenienti in particolare dall'Unione Europea, quindi fondi pubblici che dovevano essere destinati ad opere pubbliche del nostro paese, che finivano sistematicamente in tasche private. Questo è il problema sostanziale, il nodo centrale per cui le indagini De Magistris a un certo punto si sono fermate. Dicevamo che lui è stato fermato dall'interno delle istituzioni, dicevamo che il problema ormai è interno alle istituzioni. Di fatto fermare De Magistris fu il Consiglio Superiore della Magistratura, con il beneplacito dell'ANM, ce lo ricordiamo, spinta, sotto la spinta di poteri politici, ma a prendere la decisione è stato esattamente il Consiglio Superiore della Magistratura. Noi, nella storia che ha caratterizzato questo personaggio, De Magistris successivamente Genchi, assistiamo a tutta una serie di irregolarità e di illegittimità che forse mai prima nella storia repubblicana si erano verificate. E questa non è cosa da poco. La storia di De Magistris, mi piacerebbe approfondirla, magari lo potremmo fare anche con delle domande. La storia di De Magistris parte da una serie di interrogazioni parlamentari, interrogazioni del CSM, che vengono fatte apposta in modo totalmente strumentale insieme a una certa stampa servita per fermare quelle indagini. Perché dovevano essere fermate le indagini di Poseidone, le indagini di Buonanotte, in particolare le indagini di Toghe Lucane, che sono quelle che proprio andavano ad investigare all'interno della magistratura, avevano scoperto una serie di corruzioni che avvengono all'interno della magistratura. Tutto quello che De Magistris aveva scoperto, tutto quello che lui aveva fatto, dava fastidio, e che dava fastidio lo ha, cioè esce, emerge dalle carte di una procura che è la procura di Salerno. La procura di Salerno indaga su De Magistris perché in seguito a diverse denunce che provengono da indagati dell'inchiesta Toghe Lucane, sapete che l'iscrizione del registro di indagati è dovuta, quindi una volta che la procura di Salerno riceve circa 100 esposti dalla procura dai procuratori che sono indagati nell'inchiesta Toghe Lucane, inizia ad indagare su De Magistris per vedere se effettivamente quelle querele o quelle accuse erano fondate. Che cosa scopre la procura di Salerno? Scopre che non solo De Magistris, quindi Genchi, perché in quelle carte è nominato ovviamente anche il suo consulente, aveva fatto benissimo il suo lavoro, ma scopre sostanzialmente che c'era un complotto ordito contro di lui e che proveniva da ambienti istituzionali che mirava proprio alla sua delegittimazione, alla delegittimazione sua e di conseguenza alla delegittimazione anche di Gioacchino Genchi. Questo viene provato in quelle carte, quindi quei magistrati di Salerno chiedono l'archiviazione per le accuse che erano state mosse contro di lui. Chiedono l'archiviazione e iniziano ad indagare su quanto stava avvenendo nella procura di Catanzaro. E quindi che cosa fanno? Chiedono ai procuratori di Catanzaro, che sono tra quelli che stavano ordendo questo complotto contro De Magistris, chiedono delle carte per poter investigare sull'indagine Why Not. Scusate se sono troppo tecnica.